Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il venerdì 18 di giugno del 2021. Noi durante questa puntata abbiamo la gioia di incominciare a leggere, è un libro breve, ci sono pochi capitoli, ma sicuramente una delle storie più belle che noi abbiamo nella Sacra Scrittura. Il libro di Ruth, questa storia accade in concomitanza al periodo dei giudici, quindi periodo molto difficile, come noi abbiamo letto il libro dei giudici, ognuno faceva quello che voleva, il popolo ha sofferto, è stato invaso dai filistei, dai madianiti, da altri popoli che circondavano Israele, c'era gran confusione, il popolo si era allontanato da Dio, altri erano tornati al Signore, dopo che erano tornati naturalmente il Signore li perdonava, restituiva stabilità, però è un momento molto conturbato come noi abbiamo visto. Quindi noi oggi leggeremo il libro di Ruth, incominciando i primi capitoli. Noi leggeremo capitolo 1 e capitolo 2 di Ruth. Fai attenzione, lascia la parola di Dio parlare al tuo cuore. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una gran carestia. E un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Questo uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi figli Malon e Chilion erano efratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anche essi, e la donna restò priva dei suoi figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre». Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelli le si misero a piangere ad alta voce. E gli dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». E Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possono diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per riposarmi, e anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avesse stanotte un marito e partorisse dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie. Io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è estesa contro di me». Allora esse piansero ad alta voce di nuovo e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu come tua cognata». Ma Ruth disse: «Non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliele parlò più. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme.
E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano, è proprio Naomi? E lei rispondeva, non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Naomi se ne tornò con Ruth, la Moabita, la sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Ruth capitolo 2. Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Naomi, lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei rispose, va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori e per caso si trovò nella parte della terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori, il Signore sia con voi. Ed egli risposero, il Signore ti benedica. Poi Boaz disse a suo servo, incaricato di sorvegliare i mietitori, di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose, è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto, vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai manelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora, soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Allora Boaz disse a Ruth, ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimane con le mie serve. Guarda qua, qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino e quando avrai sete andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi avranno attinta. Allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse, come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi? Così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? Boaz le rispose, mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre e tua madre e il tuo paese natio per venire in un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Lei gli disse, possa io trovar grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Poi, al momento del pasto, Boaz le disse, vieni qua, mangia del pane e intingi il tuo boccone nell'aceto. E lei si mise seduta accanto ai mietitori. Boaz le porse del grano arrostito e lei ne mangiò, si saziò e si mise da parte gli avanzi. Poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi, lasciatela spigolare fra i manelli e non offendetela. Strappate anche per lei delle spighe dai covoni e lasciatele lì perché le raccolga e non la sgridate. Così lei spigolò nel campo fino alla sera, batté quel che aveva raccolto e ne ricavò circa un efa d'orzo. Se lo caricò addosso, entrò in città e la sua suocera vide ciò che aveva spigolato e Ruth tirò fuori quel che era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. La suocera gli chiese, dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una cosa così buona, una così buona accoglienza. E Ruth disse alla suocera, presso
chi aveva lavorato e aggiunse: l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. E Naomi disse a sua nuora: sia egli benedetto dal Signore, perché egli non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. E aggiunsi: questo uomo è parente stretto, è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. E Ruth, la Moabita, disse: mi ha anche detto, rimani con i miei servi finché abbiano finita tutta la mia mietitura. E Naomi disse a Ruth, sua nuora: è bene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo. Lei rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orzo e del frumento e abitava con la sua suocera. Parola del nostro Signore. Io aspetto che tu possa essere con me la prossima settimana, così il Signore permettendo, per continuare a leggere questa storia meravigliosa di Ruth e di Naomi e Boaz. Il Signore darà un lieto fine a questa storia in mezzo a questo tempo di carestia, tempo di grande confusione, ma il Signore controlla ogni cosa e tutta la rimanenza che il Signore ha scelto per sé, che ha preservato per portare a termine il suo proposito. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Io ti do un santo abbraccio, un santo bacio. Rimani con il Signore, fai come Ruth. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Vieni alla famiglia di Dio, rimani con il Signore, nel nome di Gesù. Dio ti benedica.